Da quando esistono le storie c'è sempre stata un'unica regola non scritta. L'eroe doveva attraversare un percorso di crescita, affrontare mille difficoltà, battere una miriade di nemici. Tutto per diventare il più forte, e ci riusciva in quelle ultime 10 pagine di quell'ultimo capitolo, di quell'ultimo manga, il 100esimo. Prendete tutto questo, prendete le regole generali di un manga come Dragon Ball, One Piece, Naruto, Bleach e buttate via tutto. Da oggi si cambia. È questo che avrà pensato One quando ha scritto One Punch Man. Basta power up, basta allenamenti, noi creeremo l'eroe più forte di tutti. Non avrà bisogno di maestri o allenamenti impossibili, lui sarà già il numero uno. E gli basterà un solo singolo pugno per battere chiunque. Signori, noi oggi abbiamo creato l'eroe perfetto. Ma si sa, a questo mondo di perfetto non esiste nulla, e dobbiamo inserire qualcosa di perfetto in un mondo che perfetto non è. Allora sì, sarà il più forte di tutti, ma la gente non se ne accorgerà, lo sottovaluterà. Creeremo delle classi di supereroi, dalla S a scendere. Noi faremo partire Saitama? Sì, lo chiameremo così, dalla classe più bassa. E dovrà salire le gerarchie della classifica, battendo ogni volta nemici diversi. Acquisterà punti a ogni nemico battuto. Ma come giustificare il fatto che il più forte di tutti parte dalla classe più bassa? Niente di più facile, l'esame d'ammissione sarà metà fisico e metà intellettuale. E si sa, gli eroi poco svegli piacciono a tutti, chiedete a Goku, Ruffy o Naruto. Ok, ora basta, abbiamo un eroe, una storia di base e dei misteriosi nemici. Ma come possiamo dare la mazzata finale ai lettori? Ok, chiamate Yusuke Morata, voglio che sia lui a disegnare la storia, ricordo ancora le sue tavole nei Yershald 21, pura poesia. Ora però ho in testa una sola, ultima domanda. Ma se Saitama è l'eroe più forte di tutti, e il pugno di Saitama può battere qualsiasi nemico, cosa succederebbe se Saitama si tirasse un pugno da solo? Non lo so, ma potrebbe venire bene per il capitolo finale, segnatelo. Questo è un video per il contest di Jim, che saluto, se non vinco va benissimo, ma contento del numero uno di One Punch Man in giapponese di fare un video con lui un giorno, un acquisti manga, un parliamo di manga, un video collezione action figure, eccetera. Un salutone al Jim e al prossimo video!